Direttamente dalla cameretta magica, oggi 25 di febbraio, benvenuti ad un nuovo video. In questo nuovo video faremo un video commemorativo perché proprio ieri 24 di febbraio è venuto a mancare Maurizio Costanzo. Penso che Maurizio Costanzo ne abbiate tutti quanti sentito parlare. Comunque, in ogni caso, prima di continuare il video, vi avviso nell'immediato che comunque non voglio commenti del genere quando farei nuovi video o quando mi saluterà un prossimo video, oppure complimenti per i 10.000 iscritti, perché comunque si tratta sempre di un video commemorativo e comunque si tratta di cose sempre abbastanza delicate e cose del genere in un video commenti del genere in un video commemorativo non ce li voglio, capito? Comunque, in ogni caso, continuiamo con Maurizio Costanzo. Allora, Maurizio Costanzo è stato comunque un giornalista, un conduttore TV, un conduttore radiofonico, sceneggiatore, ma perfino paroliere. Questa è un'immagine di Maurizio Costanzo, eccolo qua, e pensa che Maurizio Costanzo intervistò perfino Totò quando era giovane. Comunque, poi Maurizio Costanzo, come ben sappiamo, era compagno di Maria De Filippi. E comunque, diciamo, tra le cose televisive che fece Maurizio Costanzo furono Finalmente Domenica del 72 alle 7 della sera, Bontà Loro, Acquario, Grande Italia. E comunque il più famoso in assoluto è il Maurizio Costanzo Show, che è uno degli show televisivi più longevi della TV italiana, di ben quasi 41 anni di attività. Per il Maurizio Costanzo Show ha condotto pure Miss Italia tra l'89 e nel 90. E comunque, come paroliere, Maurizio Costanzo scrisse canzoni per Johnny Dorelli, per Mina, per I Ricchi e Poveri, per Mino Reitano, per Ombretta Colli, perfino anche per Andrea Bocelli, anche per Alex Britti, che comunque in ogni caso pensa che il testo della canzone Se Telefonando di Mina è di Maurizio Costanzo. Pensa tu, che in ogni caso, allora, i funerali dell'artista si faranno il 27 di febbraio presso la Chiesa degli Artisti, se non vado errato, alle 15, e comunque mi auguro che comunque anche lui venga sepolto nel cimitero del Verano, perché comunque una persona come lui, che ha fatto la storia della TV italiana, merita comunque di stare al Verano. Aspetta, comunque vi faccio vedere un'immagine di quando era ragazzo, di quando intervistò Totò, sempre se riesco a trovarvela. Aspetta. Vabbè, fa niente, che dire, niente, ci vediamo alla prossima.